Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente dintorni Show. Quest'oggi, lo avrete letto dal titolo, parliamo di libri e vi spiego anche più o meno come funzionerà il tutto. Ogni settimana vado a prendere un'area tematica del sito, anche se so già che ad esempio l'Egitto sarà un discorso a parte o anche degli altri posti particolari, però tendenzialmente vado a prendere un'area tematica, un luogo e porto i tre libri irrinunciabili. Perché tre? Perché pur essendo un elenco diciamo molto brutale che quindi mi farà togliere moltissimi libri, in questo momento penso che con l'arrivo del lockdown molti si chiuderanno in casa e avranno bisogno di tre libri proprio essenziali, che letti quelli sei sicuro dell'acquisto e sei sicuro che ti daranno tanto. Ok, e quindi dovendo fare tre scelte, vi porto adesso le mie tre scelte per il Maghreb. Tutti gli articoli sono sul sito e se non doveste essere d'accordo con il mio parere, che è un parere assolutamente personale, sto provando a organizzare delle live per settimana prossima che ogni settimana parleranno dei libri che ho scelto e anche, perché no, di quello che ho fatto durante la settimana sul sito. Che comunque, diciamo, almeno i tre di oggi li ha tutti in formato articolo. Detto questo, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Partiamo dal primo, non sono assolutamente in ordine di grandezza e mi dispiace dirlo, pur essendo la lista del Maghreb, manca la Tunisia, perché adesso vi accorgerete perché. Il primo libro è questo. Aspetta. Il primo libro è questo, vediamo. Questo, Creatura di sabbia di Tahar Ben Jelloun. Creatura di sabbia di Tahar Ben Jelloun era impossibile non includerlo in questa lista perché mischia di fatto una straordinaria abilità nel raccontare questa storia, una storia molto particolare, con anche un fascino proprio nella scrittura che è incredibile. Leggendo questo libro vi inoltrerete proprio nel mondo del Marocco, vi inoltrerete nelle sue storie, nella sua poesia un po' leggendaria, nei suoi racconti e nelle sue strade. Devo dire la verità, quando ho letto questo libro mi sono proprio immedesimato come se fossi a Marrakesh e paradossalmente ero più a Marrakesh quando lessi questo libro rispetto a quando ci sono stato veramente. Quindi veramente, veramente bellissimo. La trama la faccio molto semplice, anche se di tutti questi libri sarebbe bello leggervela proprio la trama. Sostanzialmente parla di questa ragazza che, essendo tipo l'ottava figlia, viene deciso che è un uomo e quindi viene cresciuta come un uomo. Però lei dentro di sé sa perfettamente di essere una donna perché lo vede, perché lo sente, ma accetta questa sua condizione proprio perché è troppo duro in questo momento rivelare di essere donna e quindi perdere tutta una serie di privilegi che invece aveva diritto, a cui invece aveva diritto. Detto questo, un libro veramente bellissimo, affascinante. Chiunque ami poco poco il Marocco deve avere questo libro perché è l'anima proprio del Marocco. Non saprei sintetizzarlo meglio. Detto questo, passiamo al secondo, che è un altro libro marocchino, un altro libro sensazionale, ovvero L'Accidente di Fatma Mernissi. Questo. Specifico che in realtà questo andrebbe letto dopo aver letto La Terrazza Proibita perché de facto è un sequel. Però è un libro che oggettivamente va letto, cioè questo va proprio letto a prescindere. La Terrazza Proibita, secondo me, è già meno essenziale, ma questo dovete averlo in qualsiasi biblioteca. Vi spiego un po' ovviamente di che parla. Sostanzialmente Fatma Mernissi La Terrazza Proibita aveva descritto la sua esperienza di giovane ragazza in un harem, ok? In un harem di Fez. Però l'harem nel mondo islamico, soprattutto in Marocco, è più simile al nostro concetto di gineceo piuttosto che di un bordello di fatto per un unico uomo, che invece è quello che è passato. Un gineceo, ovvero un luogo della casa dove possono stare soltanto le donne e dove essenzialmente sono rinchiuse quasi. Cioè, Fatma Mernissi diceva che era una gabbia dorata, mettiamola così. Detto questo, l'harem invece in Occidente suscita un sacco di cose diverse e molto più associate all'esotismo. E quindi lei in questo libro si ritrova a Parigi durante la conferenza dell'altro e scopre appunto che i francesi hanno un'idea completamente diversa dell'harem.
e si mette tutto ad analizzare, a scoprire, ed è molto bello perché se amate l'arte ci sono anche una marea di riferimenti proprio alla pittura, alla poesia, alla storia francese ed è veramente veramente affascinante, oltre che essere uno dei pochi libri nella mia vita che lo leggi sei in un modo, lo finisci sei effettivamente in un'altra maniera, perché ti smonta qualsiasi cosa tu abbia in mente e ne mette di nuove, più belle, più oggettive effettivamente, però le smonta completamente, quindi veramente, veramente fantastico. Vi basti dire che io stavo per organizzare prima del Covid un evento su questo libro, un capitolo per ogni evento, cioè un grande evento con più micro eventi al suo interno, uno per ogni capitolo, quindi tanta roba. Detto questo, arriviamo all'ultimo e vi dico che è stata una decisione più sofferta perché il linguaggio di questo libro non è facilissimo. Avevo anche altri bellissimi libri, alcuni tra l'altro dalla Tunisia, però effettivamente mi sono reso conto che quei libri dalla Tunisia, uno era un libro di poesie, quindi non lo consiglierei salvo in alcuni casi perché proprio non è economicamente corretto, lo so che è brutto a dire, ma sono partito con quell'idea. E l'altro è molto bello, ma non è a livello di questo. Questo è Nejma di Kateb Yesin. Un libro veramente bellissimo, meno facile degli altri, mentre gli altri potete leggere anche se non sapete niente del Marocco. Questo serve sapere un minimo della storia algerina, ma se la sapete, se amate i grandi scrittori, quindi anche quelli che si prendono un po' di tempo, che magari sono un po' fumosi, molto come si dice degli arabi, no? E sarà uno dei libri che più preferirete perché la storia è essenzialmente questa. C'è questa donna, Nejma, che è desiderata da quattro uomini diversi che hanno tutti un rapporto con questa particolare, ma che non, nessuno la capisce bene. E tra l'altro il padre di uno di questi sembra essere morto il giorno stesso in cui questa venne concepita. E quindi non si capisce se è stato ucciso ed è il padre di quella, oppure no, non c'entra niente. Ed è molto bello, e ve lo dico già, spoiler, in realtà è una metafora per raccontare la storia dell'Algeria che è rappresentata appunto da Nejma. Ed è veramente, veramente bello. Devo dire la verità, io questo ci ho messo qualche mese a leggerlo perché non è il mio genere di scrittore, non è uno che scorre velocemente. Però devo dire che adesso si prospettano comunque dei tempi, purtroppo, in cui si è chiusi in casa, quindi almeno una buona lettura che impieghi anche un po' di tempo, penso non sia proprio male. Detto questo, questi erano i tre titoli, come vi dicevo, sul sito trovate ovviamente l'elenco con anche i link ai vari articoli e anche qualcosa dell'autore se ne ho parlato anche altre volte. E niente, vi invito a seguirci nel gruppo Telegram, sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram. E vi dico anche già il tema della prossima puntata, ovviamente il tema della live sarà questo, se sarà, cioè, ovviamente il tema della live sarà su questa lista, se voi avete delle altre cose o se vogliamo un po' parlare di letteratura maghrebina, però il prossimo invece sarà sull'Africa subsahariana, che lo dico già subsahariana perché il mio sito parla più che altro di mondo islamico o comunque mondo arabo islamico persiano, per essere chiari, per lo più. Quindi parlo anche dell'Africa, mi piace un sacco, ci sono dei paesi molto interessanti come la Nigeria, eccetera, che hanno veramente tanto da dire e in realtà sono molto più legati di altri al mondo islamico, però oggettivamente non è il mio campo, quindi è un po' un mischione. In futuro saranno cose più precise perché avrò più materiale. Detto questo, vi saluto. Alla prossima.